Possiamo fare un cenno sulla danza. Ringraziamo tutti i giornalisti della partecipazione e a voi ancora mi rivolgo una volta. Io un po' di giorni fa abbiamo mandato in rete un video dove chiedevamo appunto a voi se non c'era bisogno di avere una giacca e una cravatta per farsi sentire, ma non era un'offesa, perché tanti di voi comunque ho visto che ci hanno chiamato e hanno spiegato anche le loro. Rivolgetevi a chi sta sopra di voi, è importante che il popolo venga ascoltato. Non solo purtroppo è importante vedere cosa fa la politica tutti i giorni e anche le piccolezze che fa la politica, è molto importante perché questo blocco sociale venga fuori, venga a gara. Quello è importantissimo, vi chiediamo di darci voce, perché è necessaria questa cosa, perché serve a tutti, alle nostre categorie ma anche alle vostre, perché tanti vostri colleghi ci hanno spiegato la situazione comunque di precarietà in cui tanti di voi state riversando, cioè abbiamo capito che anche la vostra di situazione, insomma quella delle forze dell'ordine, non è che stiamo vivendo tutti un grande momento. Uniamo un attimo le forze, che è importante. Grazie a tutti. Scusate, quando vanno via i giornalisti, la riunione della consulta continua per i dettagli sulla manifestazione e su alcune questioni che sono temi sì, della consulta. Per cui non andate, che nessuno vada via, che la riunione continua. Beh. Sì, aspetta, ci sono molte quote da mettere, aspetta. Eh no, come la sala? Come la sala?